Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti preghiamo, Signore Gesù, apri il nostro cuore e la nostra mente all'ascolto della Tua parola e dacci la forza di vivere queste cose. La Tua parola non è fatta per semplicemente per darci una cultura più profonda, ma per essere vissuta. E la Tua parola, proprio come dicesti, quando eri sulla terra, è spirito e vita, e oggi ci faccia vivere e prenda vita in noi. Amen. Amen. Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa la storia di Noè, abbiamo visto attraverso un filmato di YouTube televisivo che la storia di Noè è una storia tra le più provate storicamente, cioè il diluvio è realmente esistito e l'arca, nonostante le migliaia di anni da quando è avvenuta fino ad oggi, si è conservata sulla cima del monte Ararat, nell'Anatolia, in Turchia, ed è stata trovata da più ricercatori, soprattutto nell'ultimo secolo. Per cui è una realtà meravigliosa che ci fa vedere che la Bibbia non è soltanto un libro dove sono scritte le cose di Dio, cioè con un messaggio teologico, ma cose veramente storiche e veramente avvenute. E stiamo anche vivendo in una maniera molto simile ai tempi di Noè, perché oggi come allora l'umanità non riesce a far altro che a partorire cose cattive nella propria testa e nel proprio cuore, e fino a quando Dio starà a guardare dal cielo senza intervenire per rimettere le cose a posto, è sempre più vicino e sempre più forte un intervento di Dio per la correzione dei peccatori, e in questo caso l'intervento di Dio è più duro di quello che la semplice misericordia di Dio lascia intravedere. Bene, adesso continuiamo nella storia. Abbiamo visto quindi il capitolo sesto e seguenti del libro della Genesi. Capitolo sesto, capitolo settimo, capitolo ottavo, tutta la storia del diluvio, voci dell'arca, il capitolo nuovo, il nuovo ordine del mondo che si crea dopo il diluvio, e poi Noè ha figli, Sem, Cam e Jafet, tre figli, e ognuno di questi tre figli diventa capostipite di popoli nelle varie parti della terra. Nel capitolo 10 troviamo tutta una serie di genealogie, gli autori antichi erano appassionati di fare queste cose, quindi dicevano figlio di, fino ad arrivare ai tempi del racconto in questione. Nel capitolo 11 troviamo un racconto apparentemente conosciuto, che adesso invece vedremo come è molto più sconosciuto e molto più vivace e forte di quello che ci sembra. Lo leggiamo e poi lo approfondiamo. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando all'Oriente, gli uomini capitarono nella pianura della regione di Sinar e vi si stabilirono, e dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli a fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra.
Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra e gli interessarono di costruire la città. Per questo la città si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Questa è discendente di Sem. Sem aveva 100 anni quando generò Arpaxad, 2 anni dopo il diluvio. Sem, dove è generato Arpaxad, visse 500 anni e generò figli e figlie. Arpaxad aveva 35 anni quando generò Selach. Arpaxad, dopo aver generato Selach, visse 403 anni e generò figli e figlie. E via così tante altre discendenze. Allora, ecco, sappiamo questo racconto, bene o male, all'ingrosso, vediamo più in dettaglio. Dunque, innanzitutto dal punto di vista storico, vedete come abbiamo presenza di un solo popolo e una sola lingua. Questo brano non racconta tanto il fatto per cui nel mondo oggi esistono tante lingue, è molto più profondo. E quello che costruivano queste persone erano una specie di colline alla cima delle quali si trovava il luogo di culto, il Tempio. Nel mondo antico, in Babilonia, queste si chiamavano le Ziggurat. E in modi simili sono state sempre costruite queste colline, questi templi in alto. Perché? Perché per tutti i popoli di tutte le regioni della terra Dio abitava in cielo, quindi per poter andare a pregare bisogna andare più possibile vicino a Dio e quindi bisogna stare in un luogo alto. E questa è una cosa che sempre è andata nel corso della storia, tant'è vero che anche nel campo del cristianesimo gli eremi, per esempio, sono tutti costruiti sulle colline, sulle alture, in luoghi alti, perché il criterio è questo: Dio è nel cielo, immergiamoci nel cielo andando in alto per stare più vicini a Dio, per poter pregare meglio. Allora, quindi qui non si tratta di persone atee. Quando mai nella storia antica sono esistiti popoli totalmente atei, cioè che credevano che Dio non esisteva? Avranno potuto avere religiosità deviate, ma sempre c'era un credo in un Dio, in un essere superiore che governava il mondo e di cui la natura ne era l'espressione. Per cui tutti i popoli antichi sono popoli religiosi, ma addirittura proprio i primi uomini, quelli che noi andiamo a studiare vedendo l'uomo di Neanderthal, quello che faceva i graffiti all'interno delle grotte, magari i graffiti è un disegno di una scena di caccia, però dopo l'animale cacciato lo si vede nel disegno steso su una pietra per essere immolato a Dio, cioè si faceva il sacrificio degli animali. Quindi sempre l'aspetto religioso, magari molto semplice, ma sempre stato presente nei popoli antichi. Quindi qui noi stiamo parlando di persone religiose. Che cosa hanno fatto queste persone? Vedete, nell'essere popolo
guardate cosa, come pensano, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome. Allora, qui emerge non soltanto il fatto della preghiera, il fatto dell'andare in alto, emerge proprio il desiderio di andare in alto come popolo, cioè una superbia di popolo. Nel corso della storia comportamenti di questo genere hanno sempre segnato il corso della storia dell'umanità. Il famoso motto della Germania nazista, Deutsch über alles, la Germania sopra di tutti, e la Francia non c'era di meno, la grandeur, la grandezza della Francia, Napoleone Bonaparte che la fa diventare la Francia capo di un impero mondiale e vuole sottomettere tutti i popoli ad essa, ma sempre tutte le nazioni, le competizioni sportive fanno venire fuori questo spirito, lo spirito di un popolo che vuole prevalere con gli altri. Quando si fanno le Olimpiadi, si va a vedere il medagliere olimpico, se una nazione ha preso più medaglie d'oro, d'argento e di bronzo delle altre, e quella che ne ha preso di più, la nazione più grande, che si innalza sopra le altre. Allora, il racconto di Babele diventa il parallelo del racconto della caduta di Eva e Adamo nel peccato. Eva e Adamo è la caduta di un singolo, Eva cade da sola, poi coinvolge Adamo. La storia di Babele è la caduta di un popolo, la caduta in peccato comunitaria. Per questo è importante, perché quindi nel mondo, nella nostra storia, esistono peccati che facciamo da singoli e peccati che commettiamo come popolo. E ovviamente questi qui sono molto più devastanti di quello che si fa da singoli. Andiamo a vedere allora questa storia qui. Il procedimento è sempre quello. Nel peccato la persona si vuole sostituire a Dio. Lucifero non voleva avere un Dio sopra di lui, doveva lui essere il Padre Eterno. Non c'era bisogno di un Dio sopra di lui, bastava se stesso. Il popolo che si innalza in superbia deve essere il popolo più grande. Un Dio sopra di lui gli dà fastidio. Questo popolo deve bastare a se stesso perché lui è Dio. Allora, quando Dio vede questo, che fa? Lui permette a un popolo di innalzarsi, e quando un popolo si innalza nei nostri tempi lo fa sempre a discapito degli altri, facendo soffrire il resto dell'umanità sotto di sé. È riuscito Hitler nell'intento di far diventare la Germania il popolo numero uno del mondo? La seconda guerra mondiale è durata poco più di 3 anni, e mentre le armate tedesche, che erano invincibili nei primi anni, sono diventate vincibili e sconfitte dal resto delle nazioni, della Germania nazista non esiste più niente. Dell'impero di Napoleone, che si mise la corona ferrea fatta con un chiodo della croce di Gesù Cristo e con le parole superbe Dio me l'ha data, guai chi me la tocca, di questo grande impero che cosa è rimasto? Niente. Del glorioso impero romano, che aveva le giovani, le leggi più invincibili della storia, un impero immenso, che cosa è rimasto? Niente. Dell'impero dei mongoli con a capo Gengis Khan,
noi lo conosciamo poco questa storia, ma gli Scanni ebbe un impero come territorio ancora più vasto dell'impero romano. Nessuno poteva resistere alla furia e alla potenza militare dei mongoli. Che cosa è rimasto di questo impero? La Mongolia, una nazione piccoletta e poverissima, niente. Dio non ha mai permesso a un popolo di vivere la propria superbia a discapito degli altri, schiacciando e facendo soffrire il resto dell'umanità. È intervenuto e ha impedito questi predomini, come fece Dio nel caso del popolo della Torre di Babele. Allora Dio usa lo stratagemma, confuse le lingue, quindi per volere divino, attraverso un intervento, all'improvviso ognuno comincia a parlare la lingua diversamente da come l'altro la poteva capire. Quindi uno parlava, l'altro non capiva più quello che diceva quella persona, quello lì che non capiva più riparlava a quello che aveva parlato prima, e quello che aveva parlato prima non capiva più quello che diceva la persona alla quale aveva rivolto la parola. Di conseguenza, mancando la comunicazione, dovettero interrompere i lavori. Si sfasciò il loro progetto, diventarono, pur essendo tanti, delle isole non capaci più di comunicare gli uni con gli altri, diventarono le persone non più capaci di essere popolo. Quindi la superbia di popolo si sgonfiò nel nulla. Non furono più popolo, non compresero più l'uno la lingua dell'altro, di conseguenza si dispersero su tutta la terra. E questo con noi oggi che cosa ha a che vedere? Ripeto, questo brano non è stato scritto soltanto per spiegare perché esistono nel mondo tante lingue. Quante volte vi ho pensato che se tutti quanti sulla faccia della terra, se miliardi e rotti di persone che siamo parlassimo una sola lingua, sarebbe più facile per tutti vivere in questo mondo. Quanto è difficile imparare lingue straniere, alcune sono molto difficili, e per quanto sia uno un genio nel parlare le lingue, ne potrà parlare 5, 6, 10 lingue, ma le lingue nel mondo sono migliaia e migliaia e migliaia, è impossibile capire tutti ed essere capiti da tutti. Noi vediamo, siamo in Italia, abbiamo l'italiano come lingua ufficiale da nord a sud, ma l'italiano ha dei dialetti che variano non solo da regione a regione, ma da città a città. Qui in Abruzzo basta fare pochi chilometri e i dialetti delle varie città diventano quasi incomprensibili gli uni con gli altri, cambiando totalmente il senso delle parole e il modo di espressività di dirle. Quindi proprio la varietà delle lingue è un qualcosa di tremendamente reale, concreto e continuo sulla terra. Questo fatto materiale di lingue che rendono le persone incomunicabili è un fatto interno a se stesso oppure c'è un significato spirituale valido allora ed oggi? C'è una profonda e grandissima realtà e verità dietro questo fatto. Qual è? Quando un popolo si innalza in superbia, questo innalzamento spirituale crolla diventando incomunicabilità tra le persone. Quando si pecca non ci si capisce più. Tra marito e moglie, la forma di comunità più piccola perché si è due persone, se si esce dalla realtà dell'amore coniugale
e si vive un qualsiasi tipo di peccato dall'una e dall'altra parte, quel rapporto che prima era bello, profondo, gioioso, diventa crocifisso e distrutto da quel peccato, il quale consegue alla vita di coppia che i due non si capiscono più. Il marito parla un linguaggio e la moglie ne parla un altro. Il marito dice A alla moglie, la moglie capisce B, la moglie dice C al marito e il marito capisce D. Si parla, non ci si capisce, ci si malintende, di conseguenza si litiga, si perde, si è persa la comunione reciproca. Quindi nelle comunità da due in più persone la mancanza di comunione è causata dal peccato che rende straniere le persone le une con le altre, e c'è l'incomunicabilità. Allora vedete che razza di cosa meravigliosa. Quando Gesù Cristo è venuto nel mondo, non ha soltanto salvato il singolo, ma ha anche salvato la comunità. Gesù Cristo è il nuovo Adamo, che però ha fatto la nuova Chiesa. Gesù è il nuovo singolo, quello che non è caduto più nel peccato, anzi che si era alzato da dove il peccato aveva buttato in basso il singolo, ma Gesù Cristo, con la sua passione, morte e resurrezione, crea un popolo nuovo, la Chiesa, il nuovo Israele. E nella Chiesa la caratteristica che esiste, principale, è quella che le persone sono unite e si capiscono le une con le altre. Per cui, come nel Nuovo Testamento c'è il contrario della caduta di Eva e di Adamo, qual è il contrario della caduta di Eva e di Adamo? È l'innalzamento di Gesù Cristo con la risurrezione dei morti, dal regno dei morti fino al cielo. E vediamo, sono caduti. Gesù Cristo è il rovescio, innalzato al cielo. Il popolo di Babele è caduto nel peccato di superbia e le persone si sono disgregate le une con le altre, si sono disperse sul terreno perché non si capivano più. Il contrario di questa disaggregazione, di questa dispersione di tutta la terra, è Pentecoste, perché a Pentecoste il rovescio, persone disperse su tutta la terra si sono trovate insieme e soprattutto si sono capite. Se vi ricordate, andiamo a Pentecoste, capitolo 3 del libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, 2 così, che si trovavano a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che sotto il cielo, persone che erano disperse su tutte le parti della terra. Venuto quel fragore, sto leggendo il capitolo, capitolo 2 versetti 8 seguenti, venuto quel fragore la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno risentiva parlare la propria lingua d'origine. Erano stupefatti e fuori di sé, per lo stupore dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti gli Galilei? E com'è che risentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, lamiti, abitanti mesopotamici, della Giudea, della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, della Figlia, della Pamfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene,
stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi ed arabi, e udiamo annunciare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Allora vedete che il perfetto contrario di quello che avvenne a Babele, il popolo peccò, la conseguenza fu che nessuno più capì l'altro, e di conseguenza il popolo non fu più popolo, si disgregò. Se erano non so, mettiamo 1 milione di persone, diventarono 1 milione di singoli, non più un popolo di 1 milione di persone, diventarono 1 milione di singoli, che ognuno dei quali faceva il cammino proprio e non si capiva con gli altri. Quando invece del peccato viene nelle persone già disperse di tutta la terra lo Spirito Santo, tutti si capiscono. Capirsi è una delle cose più profonde, più belle che esiste nell'amore. L'amore permette alle persone di capirsi, di accorgersi dell'altro, capirlo, scendere nell'io della persona, nel profondo, vedere come è fatto l'altro, non afferrarlo per usarlo per se stessi, ma siccome sei fatto così ti amo come tu hai bisogno di essere amato, ti amo e ti rispetto per quello che sei, ti conosco se sei fatto in questo modo, di conseguenza mi comporterò con te così, così e così e non così e cos'ha, ti capisco. Allora il fatto di capirsi, creato dall'amore di Dio sceso nei cuori a Pentecoste, permette alle persone di essere unite. Ti capisco, ci posso stare con te. Tu mi capisci, ci puoi stare con me. Io ti parlo, tu mi capisci, mi ascolti. Tu mi parli, io ti capisco, ti ascolto. C'è un dialogo, siamo in comunione. Ci vogliamo bene. E il fatto del cambiamento interiore di Pentecoste è segnato dal fatto esterno, materiale e pratico, che la differenza delle lingue native del parlare pratico viene superata dalla comprensione totale, cioè tutti capiscono tutti. Gli apostoli parlano in dialetto galileo, tutti li capiscono parlare nella lingua propria d'origine. Quindi i parti udivano gli apostoli parlare la lingua dei parti, i medi udivano gli apostoli parlare la lingua dei medi, gli elamiti udivano gli apostoli parlare la lingua degli elamiti e così via. Non c'era più problema di comprensione, tutti si capivano. Vedete, questa cosa non è possibile umanamente, è un miracolo, è un'opera di Dio, è proprio l'opera specifica dello Spirito Santo che nella Trinità permette al Padre e al Figlio di capirsi e di conseguenza di essere una cosa sola, e sulla terra permette noi uomini di capirci e di conseguenza diventare una cosa sola. Anzi, il livello di comprensione, di comunione creata dallo Spirito Santo, un livello così alto che San Francesco nel suo testamento spirituale lo descrive in questo modo, dice così: che se per natura una madre ama tanto i propri figli da poter dare per essi la vita, e a meno che non sia una madre snaturata, la madre fa questo, però la madre lo fa per i figli propri, non lo farebbe per i figli di un altro. Dice: noi che abbiamo in comune non il sangue,
ma lo Spirito del Dio eterno e vivo. Quanto dobbiamo essere più uniti, quanto ci dobbiamo vedere più bene dell'amore che lega la madre al figlio, il quale già permette alla madre di dare la vita per salvare il suo figlio. La differenza che c'è tra il sangue che scorre delle vene e lo Spirito di Dio è la differenza che esiste tra il legame che si origina per motivo umano e il legame che si deve originare nelle persone per motivo divino, per lo Spirito che ci fa legare gli uni con gli altri. Tant'è vero che, questo sappiamo bene, che Gesù Cristo ha posto come uno dei segni fondamentali per il mondo non credente quello dell'unione dei cristiani. Cioè, chi in questo mondo si è allontanato da Dio, sapete più del peccato, è ateo, pagano, deve riconoscere che Dio esiste non soltanto dalle chiacchiere, le prediche, le messe dei cristiani, no, ma dall'unione dei cristiani. E questo nella Chiesa dei primi secoli veniva espresso dal fatto che i pagani, guardando come i cristiani uniti, dicevano: guardate quanto si vogliono bene. E questa unione era di per sé una grande calamita, perché il desiderio di essere uniti, di essere un cuor solo, è una cosa stampata nel cuore di tutti, che poi non si riesce mai a realizzare, perché riusciamo sempre a mettere un milione di bastoni tra le ruote all'opera dello Spirito Santo per farci diventare un cuor solo, un'anima sola. Ma se lo lasciassimo trovare veramente, questo lo Spirito Santo realizzerebbe. Allora, la grande azione dello Spirito Santo per quanto riguarda la comunità è di essere l'antidoto del peccato di Babele. Come il figlio dell'uomo, Cristo Gesù, è sceso fino negli inferi in braccio a Satana per poter da lì risuscitare e andare nel più alto dei cieli, così in campo comunitario lo Spirito Santo scende nel disastro della disunione dell'umanità. Quanto è bella l'espressione homo omni lupus, che descrive lo stato di guerra che c'è tra tutte le persone, ognuno è il lupo che sbrana il prossimo. Scende in questo peccato di disunione tremendo, diabolico, bruttissimo, e con un miracolo potente, quello della resurrezione dei morti di Gesù Cristo, crea la comunione tra le persone. È possibile amarsi, è possibile volersi bene, è possibile stare insieme. Chiunque, da qualsiasi parte della terra provenga, qualsiasi sia l'età, la condizione sociale, ricco, povero, sano, malato, del nord o del sud, giallo, rosso, bianco, nero, qualsiasi persona, perché lo Spirito di Dio crea la Chiesa, crea il popolo di Dio, crea la comunità. Ecco, allora, vedete, noi stiamo poco attenti a queste cose, ma chi è che si confessa mai del peccato di ledere l'unione della Chiesa? Ho detto una parola che ha messo liti tra due persone, ho detto una parola oppure ho fatto un'azione che mi ha diviso da quell'altro, ha posto una fossa, uno steccato, un elemento di divisione. Non si può andare in questa direzione. La direzione dello Spirito Santo è quella di diventare un cuor solo e un'anima sola, uniti in Dio. Se neanche Dio fosse sufficiente per far diventare le persone unite, allora qua davvero
il mondo sarebbe in realtà non salvabile e il demonio trionferebbe dappertutto. Non è così, non può essere così, non sarà mai così. Dio è più forte dello spirito della divisione, per cui nella battaglia terrena quotidiana tra la disgregazione e l'unità vince sempre l'unità, diventare un cuor solo e un'anima sola, vince sempre l'azione dello Spirito Santo. Ecco allora Libro della Genesi, capitolo 11, il peccato comunitario di Babele, antefatto dell'opera della vendetta di Dio che fa di tante persone disgregate un solo popolo nuovo. Ecco in piedi. Ti preghiamo, Dio onnipotente, perché questa parola diventi vera in noi. Signore, l'azione che il tuo Spirito che ha messo nei nostri cuori sta facendo è quella di spingerci verso gli altri, di cementarci con un legame fortissimo al nostro prossimo per essere un cuor solo e un'anima sola. Signore, ti preghiamo, realizza il grande miracolo dell'unità del tuo popolo, dell'unità della Chiesa, dell'unità del genere umano. Se questo avverrà, Signore, scompariranno tutte le guerre, tutte le divisioni, tutte quelle cose che stanno martirizzando il desiderio di comunione che nel cuore di ogni essere umano e sta facendo versare sangue in tante parti della terra. Ti preghiamo, Dio onnipotente, benedici i desideri di comunione che hai messo nei nostri cuori e lo Spirito Santo realizzi la comunità, la comunione interiore dei cuori, la comunità esterna nei fatti della vita. Te lo chiediamo, Dio onnipotente, attraverso le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.